ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video, sono Nu. Oggi è il 25 aprile, giornata della liberazione, ed è per questo che volevo leggervi qualche pagina di alcuni libri. Partiamo subito con Eva di Fuad Aziz, pubblicato da Matilde Editrice. Se ti scrivo una lettera, amico mio, tranne la tristezza, l'angoscia, il dolore, cos'altro devo raccontare? Se dovessi dipingere il ritratto di questa gente, sarebbe il quadro di una massa straniera dispersa, errante sulla terra. Devo disegnare la mappa di un paese dove le frontiere sono di rovi e fucili. Tra bocca e bocca, tra mano e mano, barriere. Il tempo vaga nei quartieri e sulle strade nere. Lentamente viene e va. Trascina con sé tristezza e dolore. Il tempo lungo le strade, attorno agli alberi, ai muri, è appeso. La punta della povertà gli ha squarciato il petto. Il tempo qua è una macchina. La polizia la conduce. Nessuno sa dove li portano. Forse in un carcere, o forse al fronte. È così che succede in questi paesi. Le persone scompaiono all'improvviso e le famiglie non sanno più niente di loro, né dove sono, né se sono vivi o morti, e non hanno nessun diritto, nemmeno quello di fare domande. A volte questi figli, fratelli, amici, scompaiono nel nulla per non tornare mai più. La situazione del paese sta peggiorando giorno dopo giorno. Episodi di crudeltà indicibile si susseguono incessantemente. Tutto avviene in segreto. Niente può essere detto in libertà. Le notizie, gli spostamenti, gli avvenimenti della vita vengono riferiti usando giri di parole, scritti con simboli segreti nelle lettere. Andiamo avanti con Il cammino dei diritti di Gianna Carioli e Andrea Rivola, pubblicato da Fata Track in collaborazione con Amnesty International. Il numero. Cos'è il numero che hai sul braccio? Mi chiedi, io taccio. È un numero enorme, infinito. Lo tocchi con il dito. Ogni numero è un uomo, racconto. Due occhi, un cuore, una vita, un dolore. Ogni numero è una storia diversa, che non va persa, da conservare nella memoria, perché è la tua storia. La seconda si intitola Lettera ad un bambino in guerra. Lo so che la guerra non è un videogioco. Si muore per sempre, non solo per poco. Lo so che fuggire ti dà tanto dolore. La casa, il tuo cane, sono strappi del cuore. Lo so che il mio aiuto è solo un granello, ma vieni, ti aspetto, ho il letto a castello. Ed ultima per questo libro, sono così. Occhi azzurri, verdi, marroni, capelli biondi, neri, castani, pelle di pesca, uva, banana, lingua che canta, aspira, arrotonda, denti che mangiano, ridono al mondo. Sono così, diverso uguale, sono il bambino universale. Andiamo avanti con Il mio piccolo libro delle grandi libertà, illustrato da Chris Riddle, pubblicato da White Star Kids in collaborazione con Amnesty International. La prima si intitola Libertà. Nessuno ha il diritto di renderci schiavi e noi non abbiamo il diritto di rendere schiavo nessun altro, né di costringerlo con la forza a lavorare per noi. E invece la seconda si chiama Solidarietà. Tutti abbiamo gli stessi diritti, senza alcuna distinzione. Non importa chi siamo o quanto siamo diversi gli uni dagli altri. E come ultimo libro, Sogni di libertà in parole e immagini. Testi di Nelson Mandela, Dalai Lama, Malala e altri. Infatti in questo libro ci sono moltissimi personaggi e altrettanti illustratori. È pubblicato da Gallucci in collaborazione con Amnesty International. Libertà dalla paura. La sola vera prigione è la paura. La sola vera libertà è libertà dalla paura. Non bisogna permettere alla paura di impedirci di fare ciò che è giusto. Aung San Suu Kyi. È illustrato da Alexi Deacon. La prossima.
si intitola Libertà attraverso l'uguaglianza. Ho la mano di un colore diverso dal tuo, ma se la trafiggo sento dolore. Se trafiggi la tua mano, anche tu sentirai dolore. Dalla mia mano colera sangue, dello stesso colore del tuo. Sono un uomo, ci ha creato uno stesso Dio. Scritta da Orso in Piedi, capo della tribù Ponca. Illustrazioni di Gregory Christie. E l'ultima di questo libro, Libertà di cambiare le cose. È meglio accendere una candela che maledire l'oscurità. Proverbio cinese e motto di Amnesty International. Con illustrazione di Chris Riddle. E adesso vi spiego perché gli ultimi tre libri che ho scelto sono in collaborazione con Amnesty International. Amnesty International è una comunità globale di difensori dei diritti umani. Si occupa di donne, uomini e bambini. Ovunque sia loro negata giustizia, libertà, verità e dignità. Denuncia violenze, promuove i diritti umani e realizza progetti educativi. Crediamo che difendere la libertà sia equo e giusto e renda il mondo migliore. E ricordatevi che ogni essere umano ha il diritto alla libertà. E spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like. E ciao ciao e buona festa della liberazione a tutti!